Allora, cuore, buongiorno, sto andando a fare un caffè. Allora, ascoltami bene, nessuno, né tantomeno, figuriamoci se io devo prenderti in giro, assolutamente. Non volevo che tu sapessi questo, perché so, insomma, il tuo stato d'animo che comunque si inizia a preoccupare. Dato che non è sempre presente giù, io non posso molte volte vedere o leggere informazioni riguardo l'intervento che lui ha fatto, no? Perché lui poi vede e inizia a dire cos'è questo e cos'è questo, cosa stai vedendo, cosa non stai vedendo. Oh. Quindi l'unico momento che avevo disponibile era la sera, quando lui è salito sopra, e quindi mi metto con tranquillità vicino al computer e leggo tutte le informazioni possibili ed immaginabili dal punto di vista di informazioni mediche che reperisco attraverso il PC. Quindi io ieri sera, però io questo non volevo dirtelo, perché siccome so che tu ti preoccupi e quant'altro, e allora ho preferito non dirti niente, ma non è che ti volevo prendere in giro di che, perché stavo comunque giù e stavo in ufficio, ero sceso comunque per stampare due fogli che mi aveva chiesto Vito, e nel contempo ho detto questo è il momento giusto per vedere tutta questa situazione clinica. Infatti sono stato a leggere tutto il discorso che dopo l'intervento, anche fatto col bisturi, tutti quanti, il 90% dei casi si fa la radioterapia, però questo medico non lo so perché dice di non farla, perché lui dice che nel caso in cui dovesse rinascere di nuovo lo dobbiamo di nuovo asportare chirurgicamente. Però il discorso è che la prima volta ok, la seconda volta ok, e questa è già la terza volta. Diciamo che la seconda volta sullo stesso punto, siccome sono dei carcinomi, anche se localizzato, e quindi secondo me crescerà di nuovo, ecco perché io volevo fargli fare la radioterapia. Siccome è un tasto dolente anche per lui, perché non lo vuole sentire, perché quando ho iniziato a parlare di radio e quant'altro ha detto lascia stare, non fare niente, stai tranquillo e quant'altro, quindi ecco perché io mo ti sto dando una spiegazione più dettagliata di quello che stavo facendo ieri sera, capito? E fatto bene a dirmelo, che magari ti sei sentito così, ma non era assolutamente mia intenzione. Volevo solo nasconderti questo fatto, perché so che alla fine ci pensi e ci resti male. Solo questo, quindi stai tranquillo, stavo giù, stavo in ufficio e stavo facendo questo. E l'anto lo sapeva anche. Va bene, però io gli avevo detto esplicitamente di non dirti niente. Ma ci sentiamo tu, fammi andare a fare sto benedetto caffè per te e per me. Ciao scemino di un fratellino, ciao, salutami la Bea.